Eccoci con Raul Bova e Nino Frassica, alias Don Massimo e Maresciallo Cecchini per Don Matteo XIII. Benvenuti su Spettacolo Mania. Come Ciao, state? grazie, Ciao. ciao. Allora, Raul, tu non sei una new entry di questa serie, tu sei la new entry di questa serie di Don Matteo, il nuovo protagonista. Volevo sapere se hai provato o provi, insomma, un po' un senso di responsabilità nei confronti di Terence Hill, della serie, degli altri colleghi come costui che hai accanto, insomma, che già sono dentro da anni e anni. Sì. Beh, devo dire, sentirmi una new entry dopo, insomma, 30 anni, 35 anni è sempre bello perché ti dà quel senso di... ti fa sentire giovane, no? Dici, comunque sono una new entry. E quindi, insomma, per me è stato bello imparare, entrare in un mondo che, come dicevi tu, era abbastanza collaudato e per me è stato motivo di grande entusiasmo. Ecco, ho avuto una percezione del mio lavoro in maniera diversa. Comunque sono entrato in una famiglia, in un gruppo di attori che comunque avevano un ritmo molto, molto veloce, accelerato, che si capivano con un semplice sguardo e quindi per me entrare in questo meccanismo è stato, ho avuto bisogno di un po' di rincorsa, però ho avuto anche delle braccia tese che mi hanno detto: dai, vieni, monta su e stai con noi. Senti, peraltro tu avevi già indossato la tonaca, avevi fatto un papa nei Medici, Papa Sisto IV, e San poi avevi fatto anche Francesco. un prete molto eroico, Padre San... Zaleschi, se ben ricordo, nella Sì, serie su Wojtyła. Motivo. Ecco, invece, Anche non San rispetto a loro, va bene, in Francesco. generale, Don Massimo invece che prete Allora, io ho fatto anche un San è? Un Francesco. San Francesco. Esatto, sì. Che Vabbè, non è un parroco, è un prete, però ci siamo, hai ragione, è sempre, sì, un frate, certo, frate ci siamo. francescano. Infatti, diciamo Sì. che un po' Don Massimo ha una provenienza, diciamo, un po' francescana, ecco, quella che più si Ecco. avvicina al tipo di prete che sta tra la gente, che non sta, insomma, non è un prete solitario, non un prete che vuole, insomma, vuole veramente cercare di stare, di risolvere i problemi dei suoi parrocchiani e cerca anche la complicità, ovviamente, del maresciallo Cecchini, che inizialmente si dimostra molto ostico, poi alla fine, anche attraverso un escamotage che è il gioco della scacchiera, come dicevate voi oggi, insomma, riescono ad unirsi due mondi che sembravano quasi paralleli, che non si incontrassero mai, poi piano piano invece vediamo che Cecchini si scioglie un po'. Nino Sì. Frassica, allora il maresciallo Cecchini invece è sempre lui e sarà molto importante in questa stagione, soprattutto per una ragazza, no? Che per lui è quasi come una nipote, una figlia, Sì. diventi quasi, cioè, tiri Divento fuori il tuo padre senso per la paterno. terza volta, sì, perché nella prima puntata c'è l'arrivo, il ritorno del colonnello Anceschi, perché era capitano, lo ritroviamo colonnello, interpretato da Flavio Insinna, il quale viene perché dobbiamo festeggiare i 40 anni di sacerdozio di Don Matteo e porta la figlia che non, con la quale non ha un bellissimo rapporto. La figlia interpretata da Emma Valenti, Valentina Anceschi, e questa ragazza che ha un carattere particolare, Anceschi decide di lasciarla a Spoleto perché può darsi che con lo zio Cecchini magari la cambia, la fa diventare Forse la più capisce saggia. anche, no? E allora Meglio. io ho questo compito qua che mi costa però, avendo un legame d'affetto con il colonnello, debbo tenermela, la tengo a Spoleto, lei avrà la sua vita, infatti diventa una delle protagoniste della fiction, perché avrà anche storie sue, e quindi divento ancora una volta padre, perché
Una figlia da me è morta, un'altra vive in Spagna, la seconda figlia, quindi ero un padre senza, ero solo, e arriva sta E ci ragazza prendiamo che sarà Valentina. la nuova figlia, diciamo. Un'ultimissima cosa, mi dicono, mi è stato detto, ho sentito che improvvisi molto sul set, Nino, del resto tu sei un grande improvvisatore da sempre. Hai coinvolto anche gli altri, anche Raul, in Io questo diciamo, straccio di copione? più che un metodo è un vizio, cioè io cioè, non so, non riesco a rispettare il copione. È un po' forse alla lontana è l'alibi che non avendo memoria, non mi ricordo, non È una ricordandomi scusa allora. invento e quindi mi sembra un pregio, in realtà è un difetto. Vabbè, in realtà è un grande. Sì, improvviso No, per improvvisi, vizio. però è anche molto bello sorprendersi e capire che comunque uno è dentro un personaggio, Sì, perché solo chi è dentro il personaggio può improvvisare come il personaggio. E devo dire che è stato molto bello, insomma, trovarsi. E vedere che ci stavamo ascoltando, perché nel momento in cui improvvisi l'altro ti risponde, vuol dire che c'era una bella unione, che ci certo. stavamo ascoltando. Sintonia. Sì. Grazie mille, Fine. Ciao. complimenti. A Grazie prestissimo. a te. Ciao, a Ciao, presto. Ciao. grazie.